L'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la Costituzione della Repubblica Italiana, articolo 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull'istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l'ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l'abilitazione all'esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. La scuola è aperta a tutti, l'istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso. I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenze, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salve casi stabiliti dalla legge. Per le amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge. Inno di Mameli. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dove la vittoria le porga la chioma che schiava di Roma. Il Dio la creò. Fratelli d'Italia, l'Italia sede sta dell'elmo di Scipio, se cinta la testa, dov'è la vittoria, le porga la chioma, che schiava di Roma, il Dio la creò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Stringiamoci a coorte, siamo pronti alla morte, siamo pronti alla morte, Italia chiamò. Sì!